Ok. Ti dà fastidio se ti riprendo? Un attimo. La durata più o meno del giro è 25. Perfetto. C'è qualche possibilità di perdere qualche figlio durante il giro? Vediamo quale preferisce. Pago anche di più. Quale preferisce? È piccolo, il piccolo, lo buttiamo nel canale. Buttiamo. Del lato destro, l'imbarcazione simmetrica, perché se si rema un solo remo, per questo le gondole sono tutte inclinate a destra. Avete sentito? Fate a mano e vengono usati 7 tipi di legno di questo, con una lunga 11 metri, anche solo per navigare all'interno dei piccoli canali. Per il mondo non possiamo andare dove ci sono tante onde. La gondola è senza figlia, la gondola è piatto. Dopo 20 anni a Venezia è la prima volta che scopro che sono asimmetriche. Una banana, storte. Una banana storta. Vede che sono inclinate. Il buco del culo dell'universo. L'unico altino veneziano. Qui c'è portato, proprio nel vero senso della parola. Io non ho fatto niente, quindi. Non ha fatto in militare? No. Ma è stata una bella esperienza. Sì. Io ho fatto male. Ho fatto l'università qua. Vicina a te. A posto, è vero. Cosa c'è? Hai paura di cadere in acqua? Se non ho paura io, dai. Venezia fu fondata 1603 anni fa, 25 marzo 429. I primi insediamenti veneziani erano delle popolazioni che vivevano nell'entroterra e trovarono rifugio all'interno di questi isolotti durante le prime invasioni di storia. Ecco, vedi? Fino al 1866, poi entrò a far parte di nuovo. Ma tutta questa gente ad aspettarvi? Sì, siamo dei VIX. Ecco il ponte degli Alpi, il ponte più importante di tutto il canale, costruito tra il 1584 e il 1592. Dalla Tito Antonio da Ponte. Ah, vedi che sta arrivando. Vedi che sta arrivando il Ponte? Sì. L'abbiamo visto l'anno scorso. Sì. Ma vedi che sembra carnevale allora? Sì, cerchiamo. Oddio, veniamo abbastanza spesso. È bella, è sempre bella. È sempre bella. Città d'arte sono sempre belle. Poi quando uno torna. Esatto. Esatto, infatti facciamo tutte le rotte non convenzionali, anche perché se no fa una marea umana. Sarà un po' un numero chiuso o entra comunque chiunque? Entra comunque chiunque? Si spera che 300.000 persone. Però, ah, sì, ecco. Però si spera che siano abituati a tutto questo casino. È un po'. Grazie al codice passi. Penso che sia una cosa unica. Guarda che c'è una tortuga. Ratatouille. Quindi adesso qua lanciano lì tutti i topetti, i topi li lanciano. In alto. Lanciano i topi. Cioè, quelli che in pratica dovevano far ritornare i topi. Chi non pagava, chi era insolvente, a un certo punto veniva rinchiuso in queste prigioni, fondamenta della prigione. A Venezia le fondamenta sono le strade vicine ai canali, della prigione sono le prigioni. Guarda, là ci sono altre topi. Le prigioni si trovavano qua solamente per far vedere che dovevano servire da morto. Anche se possa venire qua. Ma dove stiamo andando? Perché è una cosa
carina. Si pensa solo per i giapponesi, ma in realtà è piacevole per tutti. Solo per i giapponesi, no. Quelle cose che alla fine... Ci sono i cavalli. A sinistra dove c'è questo piccolo balconcino col drappo fuori, si chiama Palazzo Amato. Ed è una delle case dove abitò Marco Polo, il famoso mercante veneziano. Nato nel 1354. Lo farai in storia. 1770. Quello che ha costruito l'aeroporto. 1770. Marco Polo nel suo secondo viaggio fu catturato dai genovesi e rinchiuso nelle prigioni di Genova. Riconobbe il suo compagno di cella Rustico di Pisa. Insieme scrisse il libro ossia Marco Polo di Tava, Rustico di Pisa. Marco Polo, attenzione, non è quello che ha scoperto la Cina, perché prima di lui c'è stato suo papà, suo zio, Pellegrini, altri francesi, ma fu il primo a descriverne il paesaggio. Sono 7-8 pari di lingua, in media, però di metro quadrato. Però di metro quadrato? Ma qual è il senso? Punti d'albero sono spostati, ci sono arrivati dal calore del Transiglio, sono trasportati grazie ai fumetti fino al venivano tagliati sul posto, costruivano delle zattere, scioglievano il fiume, scioglievano la zattera. Quindi secondo voi fare il giro in gondola vale la pena? Sì! Sì, anche se siete venuti tante volte a Venezia, perché si vede Venezia da un'altra prospettiva. Ricordiamo che le tariffe sono ormai fisse, quindi 90 euro di giorno, 110 di sera. Non possono più provare a fare i furbetti. Quindi se come noi siete in 5, alla fine è meno di 20 euro a persona per 25 minuti. Di magia, diciamo così. Cosa devono fare se il video è piaciuto? Iscriversi e pollicciare. Salutate. Ciao.